Natale 2011, Londra. La TV ripropone la solita pappa melenza di messe, fiabe, cartoni animati e gli immancabili programmi per imparare a cucinare con personaggi glamour e o drogati come cavalli. Meglio allora uscire di casa, dirigersi verso la cattedrale di St. Paul e visitare i manifestanti di Occupy London. Vivono e manifestano qui dal 15 ottobre scorso, giorno in cui hanno piantato le loro tende, replicando l'esempio degli Indignados a Madrid e Occupy Wall Street a New York. Non sono il solo ad aver avuto l'idea di venire da queste parti nel giorno di Natale. Oltre a qualche sparuto giornalista e a un bulldog in spirito natalizio, si è fatto vedere anche il loro dirimpettaio, il Vescovo di Londra. Tra una porzione di arancio e una tazza di tè, il Merry Occupy Christmas trascorre serenamente, senza occuparsi di politica. L'evento principale di oggi è infatti la cena di Natale. Gli osti invitano ad unirsi ad un banchetto dove abbondano verdure miste, basmati con curry, timballi per vegetariani e vegani, nonché l'immancabile tacchino arrosto. La cena è aperta a tutti e, come sempre, sostenuta con l'autofinanziamento e donazioni come questa. This is a present from Gina and Elvis. This is a roast pork. It's boiling hot. And this is a present from us. L'entusiasmo è visibile e quanto mai necessario per trascorrere l'ennesima notte all'addiaccio che attenderà i manifestanti al termine della festa. Ma per oggi ci si può scaldare pensando a Natale. E non solo. Nel Natale 2011 a Londra decisi di fuggire dal consumismo, di scappare dal gatto con gli stivali, dai cuochi glamour e drogati. Quel Natale mi sarei ricongiunto con Gesù. In tempi di crisi per la famiglia, per l'autorità della Chiesa, per la pace nel mondo e con proteste ovunque, ero certo che lui sarebbe nato tra le tende di Occupy London, che da 39 settimane attendevano la sua nascita. Sulle sue tracce si muovevano già i media, segugi ferocissimi, nonché il Vescovo di Londra, che sembrava avere più informazioni di altri. Qui non c'era, là fuori nemmeno. Eravamo in pieno Natale, ma di lui nemmeno l'ombra. Finché queste persone mi hanno rivelato dove trovarlo. No, Gesù non poteva essere questo bruto. Gesù era appena nato, era piccolo, così piccolo che forse era finito dentro una pentola o una busta. Allora contribuì ad andare in fondo ad ogni padella o vassoio. Rovista, mastica, denta e trangugia, i nostri sforzi furono infine premiati. This is a present from Gina and Elvis. This is a roast pork. It's boiling hot. And this is a present from us. Finalmente ce l'avevamo fatta. E lì, ai piedi del Tempio, il Signore era venuto tra di noi e dentro di noi era finito. E con la luce dentro di me chiesi all'Eterno: cosa fare ora? E il Signore parlò. Get a job, get a job, get a job, get a job, get a job.